documenti, nomi, cognomi, permessi dell'autorità portuale, insomma, bisogna far così. Quindi voluto è giusto. Chi vuole venire qua deve voler venire qua. Se no non è come un museo qualunque, anche perché non è un museo, quindi uno va, passa per il biglietto, non è così. Bene, stanze allestite, la stanza d'entrata. Noi le chiamiamo la stanza di volte senza nome, perché abbiamo preso da quei cassoni, da questi cassoni, questi sono un esempio, che la nostra gente si è portata via dall'Istria in questo lungo eterno esodo, questi ritratti. Sono i volti senza nome perché noi non sappiamo i nomi di queste persone. Sappiamo solo che stavano in quelle casse. Qualche volta c'è un cognome dietro. Quel cognome indica, qualche volta, il cognome proprio della persona che ritratta, ma normalmente è il cognome di quella famiglia che ha portato quelle cose. E non è detto che sia lo stesso. Può essere un cugino, può essere chissà, anche un amico. Una volta c'era l'abitudine, oggi un po' meno, di tenere a casa le fotografie dei nonni. Ecco, nella nostra vita, così come questa scena che è stata costruita qua, giustapponendo le fotografie, alcune fotografie dei momenti iniziali dell'esodo, in qualche modo è una scenografia, anche queste fotografie di Exodus, molti di voi l'hanno vista da anni, ma è una scenografia costruita non con le braccia di posa, ma con foto rubate spesso dalla porta di allora, su quasi tutti, sono quasi tutte queste fotografie, non tutte, ma quasi tutte che testimoniano l'esodo da Pola. Sono fotografie tratte da Settimana Incom, dai giornali dell'epoca, quindi fotografie rubate, fra virgolette, a quel momento, in quel momento in cui la nostra gente si mosse per abbandonare quasi nella sua totalità l'Istria, Fiume e la Dalmazia. Ma anche questi, signori, sono volti senza nome, perché io non saprò mai il nome di quella bambina, e qualcuno dice forse è un bambino, non è una bambina, che sta appoggiata su quel carro con, vedete, il materasso sopra, i pacchi sotto. È una parola brutta questa Alice, è una parola, ma se non brutta, una parola che nasce Alice, no? Ora, il senso e il simbolo che sta sotto questa parola è forte. Ma così abbiamo detto. Raccontiamo tante volte la nostra storia paragonandola a una bestia che ha tre teste. Perché la prima testa di questa bestia che rappresenta la nostra storia è quella che parla di paura, di violenza, di intimidazione. Ahimè, in molti casi anche di morte, le foibe. Foibe è un termine che deve essere inteso non in senso geologico, ma in senso lato. Quando si parla di foiba, di infoibamento, di infoibati, si intende la situazione, tutto e tutti, quello, tutto ciò che capitò a chiunque, in qualunque modo, in quei tempi, in quegli anni, sparì. Sia stato buttato vivo o morto in una voragine carsica, sia stato infoibato in mare, come si dice, soprattutto in Dalmazia, buttato in mare con il raccolto, fatto annegare, sia stato fatto fuori con una barca di vita, in una strada, magari coperto con due piedi. Foiba intende questo, infoibati intende, perché ho voluto precisare? Perché anche su questo qualcuno strumentalizzato e ha manipolato, ma in foiba, in quella foiba non ci sono, ma questo non è stato infoibato, perché